Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Nonna Iris. Allora, questo è il canale YouTube, scrivetemi, vedetemi, vedete quello che potete fare. Comunque, io vi faccio l'augurio a tutti di Natale, buon anno, buona befana e tutto. Siccome che quando ci stanno le feste si sa che la roba avanza, io oggi mi ho avanzato un po' di formaggio di un tipo, un altro tipo, e vedremo da farci qualche cosa. Allora, per il momento cominciamo a mettere l'acqua a bollire. Io penso che accuniamo lì dentro. O no? Allora, ora buttiamo la polenta perché l'acqua bolle, eh? E poi giriamo piano piano, un po' di perdimento di tempo ci vuole per fare questa, perché dopo pure fa freddo. Ne mettiamo poca per forza, sennò se vengono i grumi. E se vengono i grumi ci mangiamo uguale. Ecco, che io sono buona a quelli di Facebook perché tanto li facciamo. E allora mi devo imparare pure a fare questi. A parlare, perché tante cose non le so dire, eh. Dovete avere un po' di pazienza. Seguitemi, vedetemi e me facete anche. Dopo dei complimenti pure critiche, così io so dove devo tombarmi bene. Ecco, questa acqua è misurata perché a polenta so due etti. Vedi, non vi è i grumi, vedi. Poi giriamo forte, ecco qua. Allora, questa è da girarla sempre perché sapete la polenta com'è fatta, eh? Si attacca. Anzi, questa non è quella di Nora. Questa è quella che si fa prima, però. Quella di Nora dovete girare sempre in continuazione così. Ma faccio poco perché fatica a girare sempre, eh? Non guardiamo che mo è poca. Ora, mo giriamo un altro po'. Poi quando rimane dritta così, vedi, quasi rimane, eh? È fatta. Così, però dobbiamo far fredda perché sennò devo fredda. Nel frattempo che si fredda prepariamo il formaggio. Allora, vediamo se si regge bene, eh? Vedi? Regge? Un altro attimo e poi spegniamo. Allora, copiamo la ciotoletta perché è quadrata e si deve freddare. Lo facciamo freddare dentro l'acqua così affettiamo. È buona polenta, eh? Ma pure in mezzo è buono il formaggio, però questo lo mettiamo sopra. Vediamo se tutto procede bene, facciamo una giornata che stiamo insieme. Mo, quando mi sono imparata un po' meglio però, comunque vediamo che scappa fuori. Ecco, via. Così dopo la buttiamo qui sopra, la tagliamo. Mettiamo a freddare allora, mo questa mettiamo dentro all'acqua che si fredda subito. E poi affettiamo. Con questa l'ho messa qui perché poca, non la potevo più la diciamo grossa. Andiamo a mettere dall'acqua, così si fredda. Dopo quando è fredda affettiamo. Allora mettiamo dentro all'acqua e fammi vedere se c'è l'acqua, sennò addio. Ecco, sta pana si fredda subito così. È un formaggio spezziamo, prepariamo tutto, però all'ultimo momento dobbiamo far sciogliere perché sennò se ne infittisce. Ecco, allora mo. Tagliamo il burro, ci vuole un po' di burro, un pezzetto, un altro pezzetto, perché il formaggio pure troppo, forse. Vabbè, dai. Allora, ora tagliamo un po' tutto questo formaggio, insomma, quello formaggio è, quello è proprio longino. E
lo mischiamo, eh. Questo è peperoncino, vedi? Peperoncino, ci vuole un po' di peperoncino. Ci vuole, no? Che dicete voi? Penso di sì. Ecco, gorgonzola. Beh, questa ci vuole per forza, pure che non è avanzata, ma ci dobbiamo mettere perché ci vuole. Speriamo che è buona. Così la mettiamo sopra tavola, facciamo tanta e ci mangiamoli a tavola con tutto formaggio. Ce ne vogliono 3 kg di formaggio per tutti quanti. Ecco qua. Tanto che aspettiamo che si fredda la polenta, boh, me lavo le mani, andiamo di là che vi devo raccontare una cosa. Allora, andiamo che mi sono lavate le mani, via, chiacchieriamo. Allora, a come ho già accennato all'anticipo, che a breve scappa sto libro, ci sono stati un po' di problemi, però mo pare non risolti. Mo non so, fra qualche giorno comunque poi si saprà. Ecco. Per più che è passato già parecchio tempo da un primo al secondo libro, allora vorrei organizzare una giornata da potersi incontrare in modo che per conoscere, per sapere. Ecco. Comunque, se siete contenti, fatemi sapere sui commenti, sì, lo facciamo o non lo facciamo, come meglio potremo fare, insomma, ecco, mo ci organizzeremo col tempo, via. Poi vi volevo dire che ci stanno dei progetti su YouTube, vi faccio pure ridere quando dico, però vediamo, devo fare altri video e poi vediamo se vi piace, se non vi piace comunque fatemi sapere, se vado bene o no, mo mi devo un po' imparare lì, ecco, perché non è che sono tanto abituata. Vabbè, va, basta chiacchiere e andiamo a fare polenta che si è freddata. Questa è fredda, vedi? La buttiamo qui, la tagliamo. Sì, la buttiamo proprio qui, via. Levo questo piatto. Vai, vedi, bella polentina. Oh, si è freddata tutta. Volevo accendere il forno tanto, così se scalda bene, perché si deve rosso lì il bochetto. Si deve un po' freddare prima da metterci sotto il formaggio. Via. Allora, cominciamo a tagliare. La facevo tanto erta, Noi che facevamo mangiavo più polenta che formaggio. Invece devo mangiare più formaggio e meno polenta. Vabbè, dai, va bene così. Non tanto che se rosolisce, facciamo squagliare il formaggio, perché dopo sennò facciamo spaglia prima. Oh, si è rotta ancora, calla ancora in mezzo, vedi? Vabbè, va, facciamola fredda prima da toccarla, se no si spezza. In mezzo a calla, di fuori è fredda. Questa si fa prima da fa, prima della cocia pasta, si fa prima polenta che pasta. Aspetta, che qui ce ne facciamo due, ecco. Via. Allora, come vedi si è fredda, se no si spezza. No, è fredda, dai, no. Ecco. Allora, la mettiamo a rosolì, dentro il forno, la mettiamo a rosolì, così dopo ci mettiamo sopra il formaggio. Ecco. Un pochetto si deve fare, no? Andiamo a mettere a squagliare formaggio. Via. Il peperoncino, vedi, formaggio al peperoncino pareva tanto, invece mi sa che c'è tutto lì sopra, vedi, si lamenta, sì, si lamenta sempre, mi piace quello, mi piace quell'altro, mi piace quest'altro. Che faccio per mangiare? Ecco, cremosa e omogenea, sì, omogenea, così. È fatta questa, vediamo, vediamo se è fatta. Allora, questa è fatta, andiamo a vedere, così vediamo se a collina.
Questa mo ce la devo mettere un pochetto di panna. Ecco, così. Ho paura che la mettiamo tutta. Dai, così. Vabbè, dopo la leviamo, Andiamo a girare. Questa ha bollito, ecco, si è invittita un po', no? Ecco, la mettiamo sopra e vai, via. Mettiamo qua sopra, Così leviamo solo, vedi se non deve essere solida, però c'è appena ritirata, asciugata. Ecco qua. Allora, cominciamo a mettere sopra. Vedi? Vabbè, poi pure una cosa giusta, perché sennò ne sa troppo di formaggio, Sono tipo crostini diventino praticamente, no? Tipo crostini di polenta e formaggi. Vedi, si regge bene. Un pochetto devi far bollire, logico, panna dopo te, no? Questo qui è avanzato, però dopo sai che faccio? Lo mettete pure voi, mettetelo dentro la tigamella, lo faccio risquagliare e poi con i crostini di pane, con sto luzzicadenti, ci tegniamo e mangiamo, va bene? Basta così, Allora, un po' di parmigiano, poco perché un po' così. Oppure ci puoi fare pasta dopo o a fonduta con pane oppure un po' di pasta, quello che è, non è che si spreca. Ecco qua, fatto. Allora, mo' assaggiamo, vediamo se è buona. Ah, è buona sicuro, perché a me mi piace, io quando mi avanza la faccio. Però mo' assaggiamo e vediamo. Buona, è proprio buona. Comunque si sente più a cosa, a gorgonzola. Mo quasi mi mangerebbe tutta questo pezzo. Abbiamo finito da fare tutto. Allora, speriamo che è andata bene. Iscrivetevi al canale, mi vedete. Poi, mo piano piano mi imparerò meglio, no? Una volta va meglio, una volta va peggio e va bene così, via. E poi fatemi sapere qualcosa. Allora, io vi saluto a tutti, vi faccio nuovamente l'augurio di tutte feste, tanti baci e saluti, arrivederci.